ragazze, vi presentiamo la collezione della primavera Rencalic 2024. Entriamo nello specifico e con il nostro catalogo delle novità vi facciamo vedere quelle che sono proprio il cuore. Abbiamo preparato per voi una serie di kit, ve lo faccio vedere qui nello specifico. Entriamo qua a questa paginetta, sono 6 kit pronti tutti per voi e adesso ve li faccio vedere uno per uno. Partiamo da questo, è il pulmino street food, il pulmino di Oscar. È questo simpaticissimo pulmino che è composto da una parte di cartonato, lo vedete, ve lo prendo in mano che così potete vederlo nei particolari. È un contenitore, vedete sopra c'è un cono gelato perché lui è il pulmino di Oscar. È questo simpaticissimo maialino con in mano un gelato e questo è il primo dei nostri kit che abbiamo preparato per voi. All'interno il pacchettino è questo, contiene tutti gli elementi per poterlo realizzare. All'interno quindi, come vi dicevo, c'è il feltro che non è fustellato però è corredato di istruzioni e schema e schede passo passo con tutte le indicazioni e i cartamodelli contenuti all'interno. Ci sono tutti i materiali per poterlo realizzare, compreso il piccolo Oscar maialino stampato su uno dei nostri nuovi panni craft 3D. E questo è il pannellino. Un altro kit molto divertente, oltre a Oscar con il suo pulmino street food, è Sonny il coniglietto. È questo simpatico progetto di questo coniglietto sulla sua bolide carota, la sua macchinina carota, ed è un kit compreso di tutti i materiali, feltro, l'uovo di polistirolo e anche il suo pannellino. Il pannello è 40x45 ed ha questo simpatico coniglietto stampato con tutto il corpicino. All'interno del kit potete trovare, come vi dicevo, tutto l'occorrente, comprese anche le ruote di legno, il feltro, l'uovo di polistirolo, tutto il materiale necessario per poterlo realizzare. Un altro simpatico progetto, un altro kit della collezione della primavera è 50 Special la Vespa. È questo simpatico progetto, è questa vespina con questi due personaggi, è sempre Oscar il maialino e in questo caso è la pina Olivia. È quest'altro pannellino stampato, questa è la petta e sono comodamente seduti sopra alla vespina. Anche questo è un kit che è corredato di tutto il materiale occorrente per poterlo realizzare, compresi i due pannellini, quello di Oscar e anche la della pina. Un altro kit è questa gattina, questa simpatica gattina, una ghirlanda, con la gattina e il suo pesciolino appeso. È corredata dal pannello stampato, così questa è la gattina, si chiama Duchessa la nostra gattina. Il kit è realizzato con il tessuto Capriccio, un'altra delle novità Rencalic. È questo tessuto, queste le foglioline si chiama Garden e questo sono i pois color salvia. È realizzato con questo tessuto comprensivo di tutto il materiale occorrente, compresa la botanica, compreso anche il pannellino che è contenuto appunto all'interno.
corredato di scheda passo passo con tutte le istruzioni e anche i cartamodelli dove occorrono. Un altro dei nostri kit è questa scatola contenitore realizzata con i fiori di legno, sono truccioli di legno molto simpatici, realizzato con il tessuto Capriccio Daisy, questo nuovo tessuto, e all'interno è compreso tutto l'occorrente per poterla realizzare. Un altro dei nostri kit è l'albero di Gastone, è il nostro procione, piccolo procione, simpaticissimo, le basi dell'albero, è contenuto è preposto con un kit e il pannello è questo. E all'interno è contenuto tutto il materiale necessario per poterlo realizzare, ovviamente compreso di pannellino, di botanica, di feltro e della base, tutto per poter realizzare l'intero albero. Oltre ai 6 kit che ho fatto vedere prima, abbiamo proposto per voi un nuovo manuale per la primavera, Viaggiando con la fantasia. All'interno potete trovare altri 10 progetti che adesso vi faccio vedere quali sono. Cominciamo con il protagonista del nostro piccolo manuale ed è lui, Gastone il Procione. È questo simpatico procione stampato su tessuto, sul nostro fantastico tessuto elasticizzato. In questo caso il nostro procione è al mare, con la sua bella sdraio, il salvagente mangia una bellissima fetta di cocomero, molto simpatico, con la sua palma sotto all'ombra, e ha come telo questo tessuto, è uno dei tessuti novità della Rencalic, si chiama Daisy, Capriccio Daisy, ha sempre la particolarità di avere questa bellissima elasticità, non cede il disegno, rimane tale quale, quindi lo potete strapazzare, tirare, potete anche rivestire le figure di plexiglass che adesso vi faccio vedere, e quindi è una delle novità delle fantasie del nuovo tessuto della primavera ed è contenuto appunto come principale personaggio all'interno del manuale. Un altro progetto del manuale è questo tulipano, che ha la funzione di essere un contenitore. In questo caso abbiamo utilizzato il feltro, un'altra fantasia del tessuto Capriccio, in questo caso è In the Roses, è questa fantasia romantica, bouquet di fiorellini, molto molto delicata, doppiato con il feltro. All'interno di esso è contenuta la nostra gattina Duchessa. Duchessa si presenta stampata sul pannellino in questa maniera. Appoggiamo un attimo il nostro tulipano, vi faccio vedere il pannellino. Ha un visino e due occhioni meravigliosi, bellissimi, verdi e dolcissima. Il tulipano è un contenitore che in questo caso abbiamo inserito dentro la nostra gattina Duchessa, però è una tasca che può essere attaccata nella camera dei bimbi come contenitore per le creme, il borotalco oppure anche il pigiamino. In questo caso abbiamo messo Duchessa, però in quest'altra proposta abbiamo inserito anche il coniglietto. In questo caso è una femmina con il suo cerchietto di fiorellini di ecopelle. È doppiato, questo è un altro tessuto della novità, il Capriccio Ramage, è sempre una delle fantasie novità
della primavera. All'interno c'è il coniglietto, vi faccio vedere Sonny, che avete visto prima nella proposta con la sua simpatica carota come macchinina. È simpaticissimo anche lui, ha un visino meraviglioso ed è il protagonista del tulipano. Un altro progetto contenuto all'interno del manuale è questo simpaticissimo galletto che si chiama Sebastiano. Il pannellino è questo. È all'interno di questo uovo simpatico pasquale e l'ovetto è rivestito con un'altra delle fantasie del tessuto Capriccio, una delle fantasie novità. Capriccio, questa è nella variante color salvia, è un pois. È decorato sempre con la botanica e dei fiorellini e dei nastri. Un altro progetto contenuto all'interno del manuale sono questi quadretti realizzati con un pannello, uno dei pannelli nuovi. Sono le quattro stagioni. Il pannellino è composto in questa maniera. Sono uniti, come vedete, al centro perché abbiamo sfruttato completamente lo spazio, perché ben si adatta al rivestimento di questi quadrettini. È un cartone alveolare, è spiegato passo passo, la cornice è di legno e le decorazioni sono tutte realizzate in feltro e con aggiunta di alcuni elementi botanici e anche dei fiori, dei trucciolini di legno. Ogni stagione alla propria decorazione. All'interno del manuale trovate tutti i cartamodelli e le indicazioni appunto per poterlo realizzare. Un'altra novità per il nostro manuale, pubblicato sul nostro manuale Viaggiare con la Fantasia, sono questi pannellini stampati nel formato più piccolino, dove abbiamo realizzato per voi dei bimbi, dei piccoli bimbi che possono essere angioletti o fatine dei fiori o quello che voi volete. Sono tre espressioni differenti, si chiamano Ellie, Joy e Maggie, ma la particolarità è che ciascuno di loro ha il corpicino da poter realizzare per poter sviluppare dei progettini come abbiamo fatto noi. In questo caso voi sapete che cucendo, vi dicevo che è un tessuto molto elastico, come molti di voi sapranno già, e va semplicemente cucito accoppiando i vari settori e o a macchina oppure a mano, appunto indietro, oppure appunto festone, come più desiderate. Noi li abbiamo realizzati così. In questo caso questo visino, che è Maggie, l'abbiamo proposto per questa decorazione, che ovviamente contenuta all'interno del manuale con tutte le istruzioni passo passo, è un kit di cartone per la realizzazione di questa nuvola, che può essere un simpatico fuori porta per la nascita di un bimbo, oppure in versione maschile realizzato con il tessuto Capriccio qua celeste, oppure la sua variante in rosa. La variante rosa è realizzato con il tessuto Capriccio rosa cipria, sempre con il nostro personaggino stampato su tessuto, in questo caso sempre Maggie, e abbiamo realizzato la capigliatura ai capelli di Maggie con il nostro nuovo filato, si chiama nastro Vuli, per realizzare queste simpatiche capigliature. Il tessuto è stato accoppiato al feltro in questo caso. Un altro progetto che abbiamo realizzato con i nostri simpatici personaggi stampati, i nostri bimbi, in questo caso Joy, è contenuto all'interno di questa luna
Mezzaluna, che è un contenitore vero e proprio, anche questo per la nascita, però all'interno di esso può essere contenitore, perché questo rialzo, questo scatolina, mezza scatolina, può essere proprio un contenitore per dei bonbon, dei cioccolatini oppure ciò che voi desiderate. Questa è la variante in rosa e abbiamo proposto la variante anche in azzurro, sempre per le nascite. All'interno di esse ci sono le luci che possono dare questo piccolo punto luce per la camera dei bambini. Un'altra proposta con i nostri piccoli panni stampati è questa fatina dei fiori Maggie, comodamente seduta su una sfera di plexiglass rivestita con il voile Live, ha l'abito sempre con il tessuto Capriccio Eden Roses, la sua capigliatura con il Vuli, e la gigantesca margherita è doppiata con il feltro e sempre con il tessuto Eden Roses. Vanno a rivestire e a decorare la composizione dei fiorellini in ecopelle. Un'altra proposta con i nostri simpatici personaggini bimbi è questa campana che è stata interamente realizzata e rivestita con il tessuto Capriccio, che avevo fatto vedere prima. Questo tessuto estremamente, vedete, elastico ed è abbastanza trasparente da fare vedere le luci all'interno della campana di plexiglass. Non sgrana il disegno, quindi lo potete tirare quanto volete perché rimane tale quale. In abbinamento abbiamo il suo nastro che lo completa. La campana è decorata con dei fiorellini in ecopelle. Questa è una variante della fatina dei fiori che è realizzata con il tessuto Ramage, è sempre nuovo, una delle fantasie del tessuto Capriccio Primavera, ed è il tema Ramage, doppiato appunto con il feltro ed è tutto sfumato con gli inchiostri a tampone. Un altro progetto contenuto all'interno del manuale è questa campana pasquale. È realizzata con gli stampi Ticas, la nostra Primette, il tessuto Capriccio Eden Roses accoppiato al feltro ed è arricchita con della botanica. Il tessuto Eden Roses è accoppiato al feltro. Una variante della campana con il tessuto Eden Roses è questa proposta realizzata con il tessuto Capriccio Ramage. I fiori sono realizzati con la Primette, l'ecofelt sfumato con gli inchiostri e decorazioni botaniche. Un altro progetto contenuto all'interno del manuale è questa simpatica margherita decorata con uno dei nostri pannelli craft Lapina, che sono delle simpatiche lampade per la camera dei bambini. La parte centrale è un medaglione, contiene le luci e semplicemente premendo possiamo dare un'intensità differente alle luci contenute in esso. In questo caso abbiamo messo solo una pina in versione femmina, qui invece una simpatica coppia maschio e femmina. Questa è una variante del Gallo Sebastiano che abbiamo visto poc'anzi, realizzato con il tessuto Capriccio Garden,
che è stato utilizzato per rivestire l'uovo di polistirolo. E questa è una decorazione botanica che riveste una struttura sempre di polistirolo e sono decorati con i fiori truciolare di legno, in questo caso color verde. Vi abbiamo illustrato quelle che sono le nostre novità, i progetti che abbiamo pensato per voi per questa primavera. E quindi vi abbiamo parlato di 6 kit e di 10 progetti pubblicati sul nostro manuale per la primavera, vi ripeto, viaggiando con la fantasia. All'interno trovate come di consueto tutte le spiegazioni ben descritte passo passo, con tutti i cartamodelli in formato reale, e nell'ultima sezione trovate questa pagina dove vi facciamo vedere quelli che sono i nostri kit, e vi ricordiamo che nei kit, che sono comprensivi dei nostri personaggi stampati sul tessuto craft 3D, i personaggi stessi sono tutti descritti, illustrati attraverso i nostri tutorial che potrete trovare sul canale YouTube. In questa sezione vi basterà inquadrare il QR code con il vostro dispositivo e andrete direttamente nella sezione video Rencalic Bologna su YouTube. Troverete tutti i nostri panni craft 3D, tutti i nuovi personaggi e tutte le altre nostri simpatici personaggi della collezione della Rencalic. In questa sezione invece troviate tutti i nostri nuovi panni craft stampati, tutti i personaggi che vi abbiamo illustrato, sia per i kit sia per i progetti contenuti all'interno del manuale. Il manuale al prezzo di 9,90 € al pubblico. Spero che la collezione vi sia piaciuta, che le nostre proposte vi siano piaciute. Non vediamo l'ora di vedere i vostri progetti realizzati, pubblicati sui nostri su Facebook, Rencalic Idee, vi ricordo. Vi auguro di divertirvi come ci siamo divertite noi. A presto dal team Rencalic. Ciao ragazzi, a presto!